Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Eccoci giunti all'ultima domenica dell'anno liturgico e la Chiesa Cattolica ce la fa concludere celebrando solennemente la festa di Cristo Re, solennità fortemente voluta da Papa Pio XI nel 1925 per riaffermare la supremazia di Cristo come Re di tutto l'universo, proprio in un periodo storico in cui stavano emergendo molte ideologie secolari e totalitarie. Ecco che, allora come oggi, l'invito è a guardare a Gesù come sovrano universale in un mondo che spesso idolatra il potere, la ricchezza e il successo personale. E non a caso questa festa è posta a conclusione dell'anno liturgico. Cristo è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, o meglio, il fine, il compimento di tutte le cose. Fra una settimana inizieremo il tempo d'avvento, la preparazione al Natale, e il Vangelo della liturgia di oggi è come se già ci volesse mostrare il finale della vicenda storica di Gesù. Ci invita a contemplare già fin d'ora il senso profondo dell'incarnazione e la vera identità di Gesù il Cristo, che culmina nella sua affermazione: Tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Ma che tipo di re? Procediamo con ordine. Siamo durante il processo a Gesù di fronte a Pilato. Il prefetto romano è sconcertato. La folla inferocita gli ha portato quest'uomo e per capire questo furore gli chiede: Tu sei re? L'uomo che si trova davanti non ha nulla del malfattore, del pericoloso rivoluzionario che ha mandato ad arrestare, ma neppure ha l'aspetto e la postura del re. Dunque tu sei re, lo incalza Pilato, e Gesù risponde: Tu lo dici, io sono re. Pronuncia queste parole mentre è totalmente inerme e nessuno che lo difenda. Il fatto è che la regalità di Cristo è ben diversa da quella mondana. Egli non viene per dominare, ma per servire. Non si manifesta con i segni del potere, ma con il potere dei segni. Non è rivestito di insegne preziose sul trono. Presto sarà nudo in croce. Non è re come gli altri, ma è re per gli altri. È in realtà un re che per salvare il suo popolo, la sua gente e liberarla dal male, è disposto a combattere in prima fila fino a morire con le armi del perdono e della misericordia. Egli tratta ogni suo discepolo da amico e fratello, non da suddito da usare e sfruttare a suo piacimento per aumentare il suo potere e la sua ricchezza. Il suo regno non ha nulla di opprimente, ma anzi liberante da ogni tipo di giogo. E la libertà di Gesù viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi. È lui stesso che fa la verità dentro di noi, ci libera dall'ipocrisia, dai sotterfugi, dalle doppiezze e meschinità. È un re che dà il pane invece di impossessarsene, che dà vita invece di ordinare di toglierla. Un re che porta amore, non sottomissione, misericordia, non violenza. Un re che non è padrone, ma servitore. Un re che va a morire per salvare noi. Fino in fondo Gesù capovolge le nostre certezze e ci obbliga a fare inversioni di marcia. Anche noi oggi chiediamogli: Tu sei re? Che re sei? Donaci la grazia e la forza, Signore Gesù, di seguire te, re eterno e Signore della storia, e non altri sovrani, fugaci e provvisori.
aiutaci a comprendere che questo tuo stile di sovranità è l'unica via per sconfiggere il male, l'odio e ogni abuso di potere.